Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tornato dall'America nella Germania Est, Bertolt Brecht si dedica ancora al suo mestiere, quindi a quello di scrivere poesie e al mestiere di drammaturgo, tant'è che fonderà insieme con la moglie Helene Weigel anche la compagnia teatrale Berliner Ensemble, che si dedicherà appunto alla recita di molti dei drammi di Brecht scritti nel periodo dell'esilio, i più famosi come La vita di Galileo o Madre Coraggio e i suoi figli, ma si dedica, continua a dedicarsi anche alla scrittura di poesie, dove c'è sempre, è molto forte, molto tranciante la sua critica nei confronti della società, in particolare nei confronti del sistema capitalistico, che lui chiaramente da comunista criticava. Nella poesia di Brecht, appunto Domande di un lettore operaio, vediamo che questi temi sono particolarmente presenti, ma cominciamo a leggere insieme la traduzione in italiano di questa poesia e poi ne parliamo. Chi costruì Tebe dalle sette porte? Dentro i libri ci sono i nomi dei re. I re hanno trascinato quei blocchi di pietra? Babilonia, tante volte distrutta, chi altrettante volte la riedificò? In quali case di lima lucente d'oro abitavano i costruttori? Dove andarono i muratori la sera che terminarono la grande muraglia? La grande Roma è piena di archi di trionfo, chi li costruì? Su chi trionfarono i Cesari? La celebrata Bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti? Anche nella favolosa Atlantide, nella notte che il mare li inghiottì, affogarono implorando aiuto dai loro schiavi. Il giovane Alessandro conquistò l'India, lui solo? Cesare sconfisse i Galli, non aveva con sé nemmeno un cuoco. Filippo di Spagna pianse quando la sua flotta fu affondata, nessun altro pianse. Federico II vinse la guerra dei 7 anni. Chi vinse oltre a lui? Chi cucinò la cena della vittoria? Ogni 10 anni un grande uomo. Chi ne pagò le spese? Tante vicende, tante domande. Brecht quindi pone ironicamente, sarcasticamente, molte domande in questa poesia. Che cosa ci sta dicendo Brecht? Ci sta mostrando in tutta la storia dell'umanità chi davvero si impegnò, chi davvero lavorò, chi fu sfruttato e chi invece fu lo sfruttatore. Che cosa ci dice? Nei libri di storia, troviamo le vicende ovviamente della classe dominante, troviamo appunto i nomi di Alessandro, i nomi dei Cesari, coloro i quali nella storia vengono eternati come coloro che hanno vinto, coloro che hanno sconfitto nemici terribili, ma di chi è stato il merito di queste vittorie? Non certo di loro, non certo soltanto di loro, ma dei loro schiavi, ma dei loro soldati, ma della classe popolare. Quindi nella concezione brechtiana di una lotta di classe, chiaramente è la classe capitalistica che manda in guerra la classe operaia, la classe proletaria e che quindi poi ne trae i vantaggi anche in termini di gloria, non soltanto in termini economici. Ed ecco dunque che in maniera ironica, appunto, Brecht attraversa tutta la storia dell'umanità, partendo da Tebe, dalla Tebe delle sette porte, ci dice ci sono i nomi, la storia ha tramandato i nomi dei re, lì scritti i re che hanno fatto la grande Tebe, ma chiaramente non sono stati loro a trascinare i blocchi di pietra, ma chiaramente gli schiavi, ma chiaramente coloro che sono stati sfruttati da loro. Così Babilonia, la Babilonia tante volte distrutta, chi l'ha riedificata? E così troviamo appunto una serie di grandi città, la lima lucente d'oro, che qui sicuramente Brecht fa anche un po' di ironia in questo utilizzo lucente d'oro, forse proprio della poesia epica, no? Nella poesia epica si tendeva ad utilizzare anche tanti attributi per le città e attributi particolari per le città e per le persone. Dunque ecco che probabilmente si prende gioco anche appunto della poesia epica utilizzando questo aggettivo lima lucente d'oro. I muratori della Grande Muraglia furono loro a costruirla, non certamente i grandi re cinesi che poi sono eternati invece della storia. La Grande Roma, i Cesari trionfarono chiaramente grazie ai loro soldati. E così quindi continuiamo in una serie di elaborazioni di vari periodi della storia nella quale appunto la classe operaia, la classe sfruttata è stata in realtà la causa fondamentale di queste vittorie, così come purtroppo anche nel primo e nel secondo conflitto bellico, secondo il celebre motto armiamoci e partite, naturalmente non sono stati poi i capi di Stato, secondo Brecht ovviamente, ma anche nella realtà dei fatti, ad andare in guerra, quanto invece le classi popolari che ci hanno rimesso sulla loro pelle
dalla prima, lo sappiamo, alla seconda guerra mondiale soprattutto, no? Troviamo quindi una serie di personaggi come Alessandro, no? Il notissimo Alessandro Magno che conquistò l'India grazie al proprio esercito, Cesare che sconfisse i Galli, Filippo di Spagna e Federico II, quindi tutta una serie di grandi condottieri che in realtà tanto grandi non sono, secondo Brecht, perché la loro grandezza sarebbe giustamente giusto da dirsi appunto nei libri di storia che è dovuta a nient'altro che al loro esercito. No? E quindi anche e soprattutto alle classi popolari. E quindi ironicamente alla fine Brecht ci dice tante vicende, tante domande. Sembra quasi uno di quegli slogan giornalistici, no? Quando non si vuole dire, quando il giornalismo magari non vuole dire i motivi, dice tante vicende, tante domande in sospeso. In realtà per Brecht non c'è nessuna domanda a cui rispondere, ci sono delle certezze. Il fatto che in tutta la storia dell'umanità, ovviamente, la classe popolare, la classe proletaria è stata sfruttata ed ha permesso grandi vittorie e grandi onori a coloro i quali si sono dimenticati poi di inserire i nomi dei poveri sui libri di storia, e questa è chiaramente una cosa più reale, più concreta, che mai anche nel nostro tempo.